L'Ufficio per i diritti umani dell'ONU chiede un'indagine indipendente sull'esplosione al porto di Beirut che ha distrutto una vasta area della città causando almeno 157 morti e 5.000 feriti, motivandola con la necessità dell'individuazione dei responsabili. Ciò che cerchiamo di fare è trovare le strutture che hanno resistito sotto tonnellate di macerie, dice il colonnello Vincent Tissier della Protezione Civile francese. Le squadre di soccorso locali ed internazionali stanno ancora cercando corpi tra le macerie del porto, il cui direttore è stato arrestato dalla polizia militare dell'esercito. Intanto il presidente libanese Aoun insinua il seme del dubbio. C'è la possibilità che si sia trattato di un intervento esterno attraverso un missile o una bomba, sentenzia, mentre smentite sono giunte da Israele e Hezbollah. Tel Aviv afferma di non essere coinvolta, al pari del movimento di Hassan Nasrallah. I tragici eventi intanto si trasformano ora in una protesta sociale. Le forze dell'ordine hanno disperso con gas lacrimogeni decine di manifestanti, alcuni dei quali feriti. La gente è arrabbiata, dice la giornalista Carol Malouf, perché non crede che il governo stia conducendo un'indagine approfondita e trasparente ed ipotizza sia pronto l'ennesimo insabbiamento, come si è visto negli ultimi 30 anni. Il Papa ha inviato un primo aiuto di 250.000 euro in sostegno alle necessità della Chiesa, mentre anche un'equipe di 22 investigatori francesi cerca prove per ricostruire i fatti.